Da una parte il Novara ormai salvo, dall'altra il Foggia che doveva assolutamente vincere per continuare a sperare nei playoff. Alla fine vincono i pugliesi 3-2, ma gli azzurri, privi di molti titolari, non hanno certo demeritato nei confronti di una squadra apparsa in ottima forma e ben messa in campo. Ma ad andare per primo in vantaggio era stato il Novara al nono con Rubino, ben servito da Amore. Il Foggia spinge, al quindicesimo Brichetto para un bel tiro di Zanetti, si infortuna e viene sostituito dal 17enne Teseo. Il pareggio foggiano arriva 10 minuti dopo con Zanetti che insacca di testa. Ed ancora Zanetti al 17esimo del secondo tempo sigla il 2-1 per il Foggia con un sospetto di fuorigioco. Passano 2 minuti ed è il 2-2 per il Novara. Amore atterrato in area, batte lo stesso Amore e segna. Il gol partita del Foggia al 40esimo con Biancone che consegna ai pugliesi i 3 punti che valgono il 4° posto.